Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero, «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità io vi dico, non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Qui sta dunque il significato dell'essere saggi e prudenti. Si tratta di non aspettare l'ultimo momento della nostra vita per collaborare con la grazia di Dio, ma di farlo già da adesso. Sarebbe bello pensare un po', un giorno sarà l'ultimo. Se fosse oggi, come sto preparato, preparata? No, devo fare questo, questo. Prepararsi come fosse l'ultimo giorno. Questo fa bene.